Io do la parola a Daniela Di Presa della ITN di Martina Franca. Buongiorno a tutti. Uno sciopero di 4 ore non basta, perché non è possibile ridurre il terribile percorso che ci ha portati fino a questo punto, a soli 4 ore di sciopero. In tutta Europa, in questo momento, centinaia di migliaia di lavoratori si sono riuniti e sono in piazza per raccontare alle proprie famiglie, al proprio vicino di casa, che la crisi economica si combatte difendendo i diritti di noi lavoratori, difendendo il lavoro. Perché noi non siamo che lavoratori. Siamo operai, siamo sarti, metalmeccanici, insegnanti, precari, disoccupati. Ogni giorno usciamo di casa sperando che non sia l'ultimo. Ogni giorno speriamo che i progetti che abbiamo immaginato si sgretinano per colpa di una crisi economica di cui siamo solo vittime e non assolutamente complici. Noi non siamo complici della crisi, noi dobbiamo esserlo, perché quando accettiamo di fare un passo indietro rispetto a ogni diritto conquistato, significa che contribuiamo alla povertà nostra e delle nostre famiglie. Io sono una lavoratrice delle industrie tessili Angelo Nardelli, ITN, un'azienda che ha riconosciuto per la qualità della produzione un posto di lavoro in cui ho speso i migliori anni della mia vita. Un'impresa che ha sempre fatto della qualità del nostro lavoro la sua bandiera, il fiore all'occhiello di un territorio che invece ora, in questi giorni, in queste ore, sta perdendo il meglio dei suoi frutti, tutti noi lavoratori. Un posto di lavoro che avremmo detto sicuro, un percorso felice verso la pensione, quella certezza che ci faceva sedere a tavola sicuri, tranquilli. Ho un lavoro, ho uno stipendio, possiamo garantire ai nostri figli la sicurezza di oggi e quella di domani, del presente e del futuro, del piatto di pasta, dei libri di scuola, dei pantaloni nuovi o del corso di chitarra. Adesso non ci rimane che la paura. Una paura che ha spezzato via la tranquillità, i sorrisi. Dalla crisi si esce tutelando la nostra felicità, la nostra umanità. Non si esce sottraendo dai bilanci la voce dei nostri stipendi. Scusate, sono emozionata. Grazie. Non sono i nostri stipendi ad aver causato tutto questo. Voglio dirlo forte, con chiarezza: la crisi non è colpa nostra, non è colpa dei nostri figli. E per questo motivo non accetto che a pagare il prezzo più alto sia io, la mia famiglia, i miei colleghi, la mia città. Dalla crisi si esce ribadendo che i nostri diritti non si toccano, perché solo tutelando il lavoro si tutela la ricchezza, quella vera, quella della nostra produzione, delle cose che sappiamo fare meglio con queste mani che abbiamo imparato ogni giorno, piegate sulle macchine da cucire. Dalla crisi si esce col lavoro e non tagliando il lavoro,
dalla crisi si esce insieme, come con i nostri colleghi, immaginando un lavoro diverso, mettendo in gioco con la cooperativa, mettendo sul piatto la nostra esperienza. Ma neppure questo ci permettono di fare, nemmeno contribuire alla ripresa con il nostro lavoro, riportando la produzione dell'economia che chiamano reale. Nei nostri territori, a Martina Franca, non ci permettono nemmeno di lavorare, anzi, proprio tagliando il lavoro, dicono che si esce dalla crisi. Non ci rassegniamo e diciamo, da questo palco e attraverso di me, i miei colleghi, che noi dalla crisi vogliamo uscire, magari di più di quelli che ci governano, e siamo disposti a fare la cosa che più sappiamo fare, lavorare. Difendere i diritti.